Buonasera e benvenuti a tutti. Sono Lucia Marchi e sono un docente di chimica e fisica al biennio, mentre al triennio insegno tecnologie chimiche industriali e biotecnologie proprio qui a Buonarroti di Trento. Lo scopo di questa serata è quello di presentare il nostro corso Chimica, Materiali e Biotecnologie e le tre articolazioni che lo caratterizzano. Ci soffermeremo sulle materie che caratterizzano le tre articolazioni, sulle competenze che si acquisiscono, sulle opportunità che si aprono e risponderemo alla domanda quali sono i prerequisiti per questa scelta. La chimica è attorno a noi, è nei fenomeni naturali semplici, nei fenomeni naturali complessi. È in grado di spiegare ciò che avviene a livello micro, ma anche a livello macroscopico. La chimica è quella disciplina che ci permette una comprensione profonda dell'universo. Il corso Chimica, Materiali e Biotecnologie prepara gli studenti in maniera davvero efficace, sia per continuare con l'università, sia per immettersi nel mondo del lavoro. E sono davvero numerose le possibilità che questi diplomati hanno, perché il campo della chimica spazia sia dalla difesa per l'ambiente alla salute, al controllo della qualità degli alimenti, ma anche al campo biomedicale, al campo della ricerca di nuovi materiali per l'industria aerospaziale. Solo per citare alcuni esempi, inoltre la chimica è sempre di più diffusa anche in quelli che sono dei settori inconsueti, come potrebbe essere la giurisprudenza, dove le analisi chimiche sono importanti per la risoluzione magari di un caso giudiziario, oppure nell'archeologia, dove la corretta applicazione delle conoscenze chimiche comporta una corretta salvaguardia dei beni culturali e il loro restauro. L'indirizzo chimico si declina in tre possibili articolazioni. Infatti, dopo il biennio comune è possibile scegliere tra biotecnologie ambientali, biotecnologie sanitarie oppure chimica materiali. Per capire meglio queste tre articolazioni, adesso mi aiuterò con delle diapositive. Ricordo però a tutti che per le tre articolazioni abbiamo una serie di materie comuni che sono l'italiano, la storia, l'inglese, la matematica. Materie importanti e fondamentali per costruire un ottimo diplomato chimico. Passiamo ora ad analizzare le materie che caratterizzano le nostre articolazioni. Per quanto riguarda le articolazioni biotecnologie ambientali, le materie caratterizzanti sono chimica analitica e strumentale, chimica organica e biochimica, biologia, microbiologia e tecniche di controllo ambientale, accanto alla fisica ambientale. Per quanto riguarda le biotecnologie sanitarie, le materie che caratterizzano questa articolazione sono chimica analitica e strumentale, chimica organica e biochimica, biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario, accanto a igiene, anatomia, fisiologia e patologia. Per l'articolazione chimica materiali, le materie che caratterizzano questa articolazione sono chimica analitica e strumentale, chimica organica, tecnologie chimiche industriali e biotecnologie, accanto alla microbiologia che viene sviluppata al quinto anno. Come possiamo vedere, alcune materie hanno lo stesso nome, ma sviluppano argomenti diversi e hanno anche un numero di ore diverso durante la settimana. Infatti si pone attraverso queste discipline di più il focus sull'ambiente piuttosto che sulla meravigliosa macchina uomo, oppure ancora sulla conoscenza profonda della materia. Accanto alla conoscenza teorica, allo studio teorico di tutte le materie delle varie articolazioni, tutte le articolazioni prevedono 19 ore di didattica sperimentale che viene svolta nei laboratori dell'istituto, laboratori che sono un punto di eccellenza del nostro istituto, in quanto noi abbiamo grandi investimenti che vengono effettuati all'interno dei laboratori, sia per quanto riguarda le attrezzature, le apparecchiature, sia per quanto riguarda anche l'aggiornamento costante del personale.
studentesse e gli studenti quindi si trovano a sviluppare delle competenze molto elevate che sono apprezzate anche dalle varie aziende, dagli istituti di ricerca o dalle università con quali il Dipartimento di Chimica spesso ha delle progettualità. Ma adesso è il momento di andare a vedere da vicino quello che si fa davvero nei nostri laboratori. E quindi vi lascio a un paio di piccoli video. Buongiorno, sono Dalia Visentini, insegnante di chimica analitica e strumentale in questo istituto. Attualmente mi trovo nel laboratorio di analisi strumentale dove i nostri studenti effettuano l'analisi qualitativa e quantitativa di svariati materiali quali alimenti, acqua, suolo, farmaci e quant'altro. Sono Michele Brasi, uno studente della classe quinta dell'indirizzo chimico. Gabriele sta analizzando un farmaco mediante lo strumento chiamato HPLC, il quale ci permette di riconoscere e misurare i principi attivi all'interno appunto del farmaco. Nel caso particolare andremo ad usare il paracetamolo e la vitamina C, che noi chimici chiamiamo acido ascorbico, all'interno di un noto farmaco, ovvero il Tafi-Fludec. Nell'arco del triennio lo studente riesce gradualmente ad acquisire autonomia nella progettazione e gestione dell'analisi chimica, nonché nell'elaborazione dei dati sperimentali ottenuti, servendosi anche di opportuni software. Ad esempio, recentemente, gli studenti delle classi quarte hanno progettato e realizzato la determinazione dell'acidità di succhi e purè consegnatici da Trento Frutta, affrontando e risolvendo eventuali situazioni problematiche che si possono incontrare nell'esecuzione di un'analisi chimica. Sono Esther e frequento il quinto anno del corso chimico. Giorgia sta verificando con uno spettrofotometro biovisibile la concentrazione di nitrati e di nitriti presenti all'interno di un campione di acqua che abbiamo prelevato qualche mese fa alla foce del fiume Fersina. Lo scopo di questa esperienza è quello di valutare e verificare lo stato di salute del nostro corso d'acqua. Ad oggi siamo in attesa di confrontare i nostri risultati analitici con quelli dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, che ha effettuato le stesse misurazioni sullo stesso campione, e siamo molto curiosi di confrontarli e vedere se i nostri dati corrispondono. L'analisi svolta da Giorgia si inserisce nel progetto Che Acqua, svolto in cooperazione con la Fondazione Bruno Kessler, l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente e Dolomiti Energia e rappresenta una delle molteplici attività alternanza scuola-lavoro svolte dai nostri studenti. Le collaborazioni con numerose aziende del territorio rappresentano una significativa opportunità di avere una visione della realtà lavorativa locale e di un eventuale inserimento nel mondo. Non dimentichiamo però che molti dei nostri studenti, avendo acquisito solide basi e competenze teoriche, una volta diplomati proseguono gli studi iscrivendosi a svariati percorsi universitari. Sono il professor Beccara, ci troviamo nel laboratorio di chimica strumentale dell'istituto. Qui i ragazzi usano diverse tecniche analitiche per determinare che sostanze sono presenti, per esempio, in un'aria, in un'acqua, in un alimento e in che quantità. Sono Giosuè ed insieme a Tommaso stiamo svolgendo una ricerca che ci è stata commissionata da Trento Frutta. Stiamo utilizzando uno spettrofotometro ad assorbimento atomico per riuscire a determinare la concentrazione di rame all'interno dei succhi di frutta. Con questa tecnica è possibile determinare i metalli presenti in un'acqua, in un vino, in un alimento, in un suolo. I ragazzi, utilizzandola, mettono in pratica solide conoscenze teoriche e acquisiscono competenze spendibili nel mondo del lavoro. Sono Daniela Costa, docente di biologia e microbiologia. Le attività laboratoriali che vengono proposte in questo ambito servono a sviluppare delle abilità tecnico-pratiche che spaziano dalla microbiologia alle tecniche di microscopia e alle indagini di tipo anatomico, agli aspetti delle biotecnologie tradizionali e quelle più innovative, quali le tecnologie molecolari sul DNA. Nell'ambito della microbiologia vengono effettuate preparazioni di terreni di coltura, semine in terreni liquidi e solidi e diagnostica microbiologica.
Queste attività trovano impiego nel controllo microbiologico di aria, terreni, superfici e acqua. Le esercitazioni proposte trovano applicazione in ambito sanitario, sul settore alimentare e sul monitoraggio ambientale. Durante il triennio ci concentriamo maggiormente sulla microscopia ottica, coloriamo e osserviamo vetrine che riguardano particolarmente tessuti animali e vegetali. Anche in laboratorio approfondiamo gli argomenti per quanto riguarda l'anatomia e la fisiologia. All'attività pratica si affianca una valida preparazione teorica, supportata anche dalle collaborazioni con le realtà aziendali del territorio, con le quali si effettuano numerosi progetti. Una parte importante e innovativa del programma all'interno dell'indirizzo di chimica sono le cosiddette nuove tecnologie, le biotecnologie. Queste biotecnologie sono alla base di molte analisi che si affrontano nel mondo lavorativo tutti i giorni, ma anche nella vita quotidiana di tutti noi. Ad esempio, il test ELISA è utilizzato nei test di gravidanza, o l'analisi del DNA, alcune delle analisi del DNA vengono utilizzate per la ricerca del Covid-19 all'interno dei tamponi molecolari. Sono la professoressa Assunta Iannone e insegno chimica organica e biochimica. La chimica organica è la chimica dei composti del carbonio, per essere chiari, la chimica dei farmaci, così utili alla nostra salute, dei pesticidi utili in agricoltura, dei derivati del petrolio, quindi utili per la produzione di benzina e di plastiche, e dei coloranti, e potremmo continuare. La biochimica è quella branca della chimica organica che si interessa delle biomolecole, carboidrati o zuccheri, proteine, lipidi e acidi nucleici. Questo è il laboratorio di chimica organica e gli studenti in questo laboratorio apprendono le procedure per separare e purificare i vari composti organici e sintetizzare molecole come il nylon 6,6, i coloranti, l'acido acetilsalicilico e le bioplastiche. Sono Maddalena Pernat e oggi vi parlerò della distillazione. È un metodo di separazione che si basa sul passaggio di stato da liquido ad aeriforme e permette di separare i componenti di una miscela omogenea in base ai diversi punti di ebollizione. Per quanto riguarda la distillazione semplice, si basa su punti di ebollizione molto distanti tra loro, mentre per la distillazione frazionata si basa su punti di ebollizione vicini tra loro. È utilizzato per separare le diverse frazioni del petrolio o, come nel nostro caso, separare il vino dall'alcol etilico. Sono Enrico Tabarelli e questo è un rifrattometro. Il rifrattometro si basa sul principio della rifrazione della luce, che in questo caso cambia a seconda del grado zuccherino della sostanza analizzata. In particolare noi abbiamo analizzato le marmellate dell'industria Menz & Gasser di Novaledo nell'ambito del progetto Alimentarsi Informati. Sono il professor Brocchelli Pier Giorgio e quello che vi presento è lo spettrofotometro IR, che significa infrarosso. Questo strumento consente di identificare e di caratterizzare moltissime sostanze, sia allo stato solido sia allo stato liquido. Si possono analizzare dei materiali polimerici come le plastiche, anche multistrato, ad esempio degli imballaggi, come si possono analizzare gli strati superficiali dei pittorici, delle opere d'arte, fino a caratterizzare anche i principi attivi dei prodotti farmaceutici. Sono Sofia Galas, stiamo effettuando lo spettro IR dell'acido acetilsalicilico delle farma. Prendiamo la sostanza, la posizioniamo sul campione e aspettiamo che la macchina effettui la misurazione. Alla fine di questa si può osservare un grafico che chiamiamo con il nome spettro IR. L'Istituto cura i rapporti con le aziende, con gli enti di ricerca del territorio e con l'università. E in questo modo, fin dalla terza, i ragazzi vengono abituati a lavorare per progetti e imparano anche a capire quali che sono le loro attitudini, se preferiscono continuare ad approfondire alcuni argomenti a livello universitario, oppure se hanno già piacere di mettersi in gioco andando in un'azienda e provando quindi a fare il lavoro del diplomato chimico.
Ciao ragazzi e ragazze, mi presento. Sono Raffaele Andrea, 25enne, ex studente dell'Istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti, dove mi sono diplomato come riperito chimico nel luglio 2014. Mi preme fin da subito sottolineare come durante il mio percorso di studi ho acquisito delle competenze specifiche che mi hanno permesso di entrare nel mondo del lavoro con un contratto a tempo indeterminato. È da 3 anni infatti che lavoro in Efarma, una ditta farmaceutica, e mi occupo del laboratorio e controllo qualità. Il motivo per il quale sono convinto che l'Istituto Tecnico Tecnologico sia la scelta giusta per voi sta nel fatto che durante il percorso formativo troverete al vostro fianco non solo i classici prof, ma delle figure vere e proprie, valide e preparate, che, come hanno fatto per me, saranno delle guide nel vostro percorso formativo. Ciao, sono Teresa Franceschini, ex studentessa dell'ITT Buonarroti di Trento, indirizzo Biotecnologie Ambientali. Ora sono a Pavia e frequento il mio secondo anno all'università e studio chimica. Il Buonarroti mi ha preparata molto bene a questo mio percorso, mi ha dato delle basi molto solide e in più i laboratori mi hanno dato tanta manualità che mi ha aiutato nel corso di questi 2 anni nei laboratori appunto che ho affrontato anche qui all'università. In più ho fatto tantissime domande ai miei professori e loro, dotati di santa pazienza, mi hanno dato anche tantissime risposte. È una cosa che mi ha fatto molto piacere e che mi ha appunto spinta a proseguire con gli studi è stato il fatto che mi hanno aiutato a capire che per alcune domande la ricerca di una risposta è continua e quindi eccomi qui. Alla fine dei 3 percorsi è possibile iscriversi all'università con una solida base tecnico-scientifica o inserirsi con facilità nel mondo del lavoro. Possiamo immaginare la chimica come un albero fatto di tanti rami, dove ciascuno può arrampicarsi, trovare il proprio ramo e quindi trovare il proprio posto dove realizzarsi. Studiare chimica significa guardare il mondo con uno sguardo più acuto, con una mente più aperta ed avere maggiore consapevolezza verso il fragile pianeta Terra. Gli studenti, oltre le competenze specifiche, imparano anche l'attitudine al problem solving, accanto al pensiero critico e alla creatività. Per chi ha intenzione di capire il mondo in modo più approfondito e profondo o inventare un mondo migliore, le 3 articolazioni del corso di chimica, materiali e biotecnologie fanno sicuramente per lui. Per quanto riguarda questa serata, siamo ormai arrivati alla fine. Vorremmo ringraziare tutti quanti hanno contribuito, in particolare le nostre studentesse e i nostri studenti. E noi ci lasciamo qui, non prima di avervi ricordata la nostra email orientatialfuturo@buonarroti.utn.it. E con questo è davvero tutto. Buonasera e grazie.